canto d'ingresso, eccomi, pagina 62. Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle pellegrini, oggi celebra la messa nella memoria di Santa Teresa di Gesù, Vergine Dottore della Chiesa. Chiede anche la sua intercessione per celebrare degnamente i santi misteri. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Santa Teresa di Gesù per mostrare alla Chiesa una via nuova nella ricerca della perfezione.
Concedi a noi di nutrirci sempre della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazia per voi, ricordandovi nella mia preghiera, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia un spirito di sapienza e di rivelazione, per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e quale la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo resuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche quello futuro. Tutto infatti Egli ha messo sotto i Suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Hai posto il Tuo Figlio sopra ogni cosa. O Signore, Signore nostro, quanto è ammirabile il Tuo nome su tutta la terra. Vuoi innalzare sopra i cieli la Tua magnificenza con la bocca di bambini e di lattanti. Quando vedo i Tuoi cieli, opera delle Tue dita, la luna e le stelle che hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tu ti hai posto sotto i suoi piedi. Testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. In
quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma a chi bestemmierà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando vi porteranno davanti alla sinagoga, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come e di che cosa discolparvi e di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, e nella memoria di Santa Teresa d'Avila, grande maestra della vita spirituale, sempre guidata dallo Spirito Santo, anche oggi nel Vangelo: chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma a chi bestemmierà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Infatti il figlio di Dio, figlio dell'uomo, Signore Gesù, è stato bestemmiato, percosso e inchiodato sulla croce, appunto per perdonare tutti i nostri peccati, ma non direttamente, sempre per mezzo dello Spirito Santo ci perdona. Perdonati anche nella forma dell'assoluzione durante la Santa Confessione, sacerdote recita: Dio Padre, tu hai mandato al mondo lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. Quindi se noi bestemmiamo contro lo Spirito Santo, non avremo più nessuno per cui possiamo essere perdonati. Per questo motivo non sarà perdonato, ma non potrà essere perdonato, in altre parole. Il Spirito Santo è il nostro avvocato, consolatore, anche maestro interiore, che sempre suscita i santi nella Chiesa per indicare la via verso il Signore Dio. Come oggi nella colletta abbiamo pregato: Padre, che per mezzo del tuo Spirito Santo hai suscitato alla Chiesa Santa Teresa d'Avila per indicare una nuova via di perfezione. Come ancora San Paolo oggi pregato per i fedeli e Efesini: il Padre della Gloria vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Quindi sempre lo Spirito Santo che rivela il mistero di Dio, la piena conoscenza di Dio ai scelti, ai santi, ma anche a tutti noi. E sempre l'importanza dello Spirito Santo per la nostra vita cristiana. E per questo motivo anche San Maximiliano Kolbe ci ha detto: se vuoi vivere nello Spirito Santo, sempre vivi nell'Immacolata, perché Immacolata, Vergine Maria, essendo sposa dello Spirito Santo, sempre lo Spirito Santo agisce con la Madonna, con la Vergine Maria. Quindi vivere e pregare con la Madonna è un via, un modo sicuro, più perfetto
di vivere nello Spirito Santo, pregare nello Spirito Santo. Bene, oggi invochiamo anche la sua intercessione affinché possiamo sempre ammaestrati dallo Spirito Santo per entrare nella più profonda conoscenza di Dio. O Santa Teresa d'Avila prega per noi, anche Maria, sposa dello Spirito Santo, prega per noi.